Ciao a tutti e benvenuti nel secondo giorno della Zero Waste Week. Ieri abbiamo visto i primi acquisti che ho fatto antispreco. Se non avete visto il video, ve lo lascio sia nell'info box sia a fine video. Oggi invece vi do qualche suggerimento, vi spiego più che altro, vi dico qualche accorgimento che sto prendendo da diversi giorni per cercare di ridurre sia lo spreco sia i rifiuti, perché zero waste ha questo duplice significato. Prima di cominciare con i consigli, però, vi chiedo di iscrivervi al canale, mettere un mi piace per supportarmi e seguirmi anche su Instagram. Mi chiamo Il Mondo di Naomi trattino basso. Allora, il primo consiglio che vi do e il primo accorgimento che sto prendendo io, che ho preso io, è stato sostituire le bottigliette di plastica con una bottiglia termica. In particolare, ultimamente la trovate nel catalogo Esselunga, quindi se avete i punti fedeltà, 1800 punti servono, la prendete gratuita. Vi assicuro che la qualità è ottima perché mantiene il fresco per 24 ore oppure il caldo per 12 ore, decidete voi con cosa riempirla. Io in questo modo sto evitando di comprare bottigliette quando sono fuori casa perché me la tengo in borsa sempre, la riempio quando sono a casa oppure se la finisco in giro la riempio semplicemente dalle fontanelle o dalle casette dell'acqua e è un ottimo modo per risparmiare la plastica dovuta alle bottigliette che compriamo nei bar. Se non disponete di una bottiglia termica, magari cominciate invece che comprare le bottigliette d'acqua nei bar, chiedete magari di darvi un bicchiere d'acqua nel vetro, lo bevete lì e vi dissetate, ma non avete prodotto ulteriore plastica. Il secondo accorgimento, per me devo ammettere molto difficile perché ho questa brutta abitudine, è evitare i fast food, in quanto essi producono ovviamente una quantità di rifiuti immane. Pensiamo a McDonald's, Burger King, questi sono quelli in cui io purtroppo vado di solito almeno una volta al mese. E pensiamo appunto alla quantità di plastica tra cannucce, coperchi delle bibite, ma proprio anche le bibite stesse, tutto fatto con materiale usa e getta e quindi andiamo a produrre una quantità di rifiuti enorme. Se proprio non riuscite ad evitare, magari non fatevi mettere perlomeno il coperchio alla bibita, così abbiamo solo il bicchiere di carta e non fatevi dare nemmeno le cannucce di plastica. In questo modo abbiamo sì prodotto una quantità enorme comunque di rifiuti, però almeno riduciamo la plastica che è forse il materiale, uno dei materiali più inquinanti. Molti posti poi, per esempio, come Starbucks, danno la possibilità di comprare le loro tazze, i loro bicchieri riutilizzabili. Io ce l'ho a casa, il bicchierone di Starbucks, quindi se mi dovesse capitare di andare in uno Starbucks, mi farei riempire quello, vi fanno anche lo sconto e non producete rifiuti inutili. Terzo consiglio è non comprare libri nuovi. Cercate libri da leggere, intendo. Cercate, ma anche libri scolastici in realtà, cercate di prendere libri usati o di magari prenderli in prestito in biblioteca. Io sono ormai diversi mesi, forse anche di più, che prendo libri da leggere solamente e esclusivamente in biblioteca, in modo che una volta finiti li restituisco e non restano a casa. Ovviamente per produrre tutti i libri in circolazione andiamo a abbattere un sacco di alberi e quindi è meglio evitare questa cosa. Se amate il Kindle, comunque la lettura più elettronica, tra virgolette, potete benissimo optare per quell'opzione. Io ancora non mi trovo nel leggere su un dispositivo elettronico, quindi prendo o libri usati da altre ragazze su diversi siti di vendita online e poi cerco di rivenderli a mia volta, oppure li prendo in prestito in biblioteca. Recentemente ho selezionato dei libri che avevo a casa che non leggevo più perché avevo già letto magari anche più di una volta e invece che tenerli sullo scaffale impolverati ho deciso di donarli alla mia biblioteca. In questo modo potrà leggerli qualcun altro. Quarto consiglio riguarda il beauty. Evitiamo di comprare cose
usa e getta, come per esempio le salviettine umidificate che anch'io stessa ho comprato anche recentemente purtroppo, o comunque mini taglie perché ci sono, diciamo, produciamo una quantità maggiore di rifiuti in quanto sono bottigliette piccolissime che andiamo a finire nel giro di magari una settimana e poi siamo costretti a buttarli. Optiamo invece per negozi alla spina, ultimamente si stanno un po' diffondendo, però ammetto che io stessa, che abito in periferia di Milano, non proprio Milano Centro, faccio fatica a trovarli qua nelle mie zone. Quindi cosa sto cercando di fare? Di prendere confezioni un po' più grandi, quindi maxi formato. Per esempio ho comprato recentemente lo struccante l'acqua micellare perché ne avevo bisogno e ho deciso di optare per una bottiglia da mezzo litro. In questo modo mi durerà mesi e mesi e avrò solo un flacone nei rifiuti invece che tanti flaconi più piccoli. Un'altra soluzione ancora migliore sarebbe prendere cosmetici solidi senza confezione. A Milano Lush ha aperto il primo negozio nudo, ovvero con tutti i prodotti senza l'imballaggio esterno, tutti i prodotti solidi, e sicuramente ci farò un salto perché voglio acquistare qualcosina. Ho provato uno shampoo solido da Lush in passato e mi era piaciuto veramente tanto, quindi penso che per quanto riguarda perlomeno la cura di, cioè lo shampoo, bagno schiuma, saponette e queste cose qui, cercherò di comprare solamente cose solide senza imballaggio perché così non produciamo rifiuti inutili. Quinto consiglio è non buttare via i quaderni scritti per metà. Soprattutto quando andavo a scuola, magari alle superiori o alle medie, usavo un quaderno diverso per ogni materia e penso sia usanza comune farlo. Solamente che non riuscivo mai a terminare il quaderno per intero e quindi arrivavo a fine anno che magari buttavo via il quaderno nonostante avesse diversi fogli bianchi inutilizzati all'interno. Ora ho preso l'abitudine di togliere i fogli utilizzati e buttare solo quelli. Col resto continuo a prendere appunti, magari di brutto, oppure li uso a casa come prendere appunti volanti, insomma un modo si trova sempre. Inoltre ho smesso di buttare via anche, ma questo lo faccio ormai da diverso tempo, ho smesso di buttare via fogli stampati magari solo in una facciata, utilizzo le facciate dietro per come fogli di brutta. Sesto consiglio è portatevi sempre dietro in borsetta una bag di stoffa, di tela. Questo ci permette di non farci dare nei negozi le loro buste di plastica o comunque di carta che comunque arrivati a casa tendiamo sempre a buttare. Questo vale sia per quando facciamo la spesa, sia proprio per quando facciamo anche magari shopping nei negozi, magari compriamo qualcosa in un negozio e ci danno il loro sacchetto, poi compriamo qualcos'altro in un altro negozio e ci danno un altro sacchetto, magari arriviamo a casa con 4-5 sacchetti diversi, quando possiamo benissimo rifiutare il loro sacchetto e mettere tutto nella nostra bag di tela. Settimo consiglio riguarda l'alimentare. Allora, sto cercando di smettere di comprare prodotti, cibi imbustati singolarmente. Mi capitava per esempio con le merendine, magari c'era il sacchettone grosso e poi ogni merendina all'interno era confezionata singolarmente. Ecco, tutte queste cose le ho eliminate dalla mia spesa e sto cercando dei negozi alla spina che vendano prodotti sfusi più che altro, senza imballaggi di plastica. Pensiamo solamente alla frutta, invece che andare nel supermercato e prendere le confezioni plastificate con la frutta dentro, cerchiamo magari di andare dal fruttivendolo e portare i nostri sacchettini e acquistare frutta sfusa. È difficile perché non, almeno dalle mie parti non si trovano molti negozi che vendono prodotti alimentari sfusi, però nel nostro piccolo, almeno in
quello che riusciamo cerchiamo di evitare il più possibile perlomeno gli imballaggi di plastica. Ho trovato su internet il negozio leggero, si chiama, che è a Milano e voglio andarci a fare un salto e provare a fare la spesa lì. Si possono comprare cereali, ma anche pasta, se non sbaglio tè, tisane, tutti i prodotti sfusi. Voi portate i vostri sacchetti tranquillamente da casa e ve li mettono nei vostri contenitori. Potete anche portare dei barattoli di vetro, per esempio, quello che avete a casa, e in questo modo non vi daranno ulteriori imballaggi, ulteriore plastica, e sicuramente i rifiuti saranno quasi azzerati. Inoltre, se ho capito bene, è possibile acquistare in questo negozio anche prodotti beauty in confezioni di vetro che poi, una volta finite, voi restituite, loro li sterilizzano e li riutilizzano, quindi non producete proprio, producete zero rifiuti. Ottavo consiglio riguarda lo struccaggio. Penso che uno dei rifiuti più comuni a chi si trucca sia i dischetti, siano i dischetti di cotone, quelli usa e getta. Magari c'è gente che ne usa anche 4-5 ogni sera e è uno spreco enorme. Vendono diverse marche dei dischetti lavabili, quindi voi li utilizzate e poi, invece che buttarli, li lavate, li potete riutilizzare tranquillamente la volta successiva. Se non disponete di questi dischetti lavabili, potete crearveli voi con magari una maglietta vecchia che non utilizzate più di cotone, magari lo foderate un pochettino, non so, e lo utilizzate per struccarvi, dopodiché mettete in lavatrice e potete riutilizzarlo. Utilizzarli. Se non volete spendere tanto, vi consiglio il quadrato struccante di Avril, che costa solamente 2 euro. Io l'ho trovato sul sito di Sorgente Natura, e però penso che lo vendano un po' ovunque. Se no, ho visto anche Color Caramel che li fa, poi c'è l'Amazzuna, e però costano un po' di più perché ce ne sono di più, mentre Avril vi vende il quadrato singolo. Però, insomma, anche uno solo, se lo lavate ogni sera con la saponetta, poi potete riutilizzarlo tranquillamente la sera dopo. Un altro consiglio io ve lo do, ma il mio ragazzo non sarà contento perché è una cosa che a lui fa schifissimo, ovvero utilizzare fazzoletti di stoffa invece che i fazzoletti di carta usa e getta. Penso che tutti noi consumiamo pacchetti e pacchetti di fazzoletti ogni settimana e questo produce tantissimi rifiuti, ovviamente. So che è una cosa che magari non è molto carina, soprattutto da fare fuori da casa, però perlomeno quando siete in casa usate i vostri fazzoletti di stoffa. Penso che tutti ce li abbiamo ereditati dalle nostre nonne o dalle nostre mamme anche, e io li utilizzo sempre questo quando sono a casa. Il mio ragazzo è un po' schifato per la cosa, però non me ne frega più di tanto. Se proprio non volete usare i fazzoletti di stoffa, perlomeno cercate di prendere fazzoletti biodegradabili, per esempio quelli della Vivi Verde Coop. L'ultimo consiglio riguarda il rientro a scuola, il back to school, ma questo è un altro video che pubblicherò domani mattina alle 9:30, quindi se siete interessati a come fare un rientro a scuola, un back to school, più sostenibile possibile, guardate il video di domani. Io spero di esservi stata utile con questo video e di avervi dato qualche suggerimento. Fatemi sapere se ne avete qualche consiglio da darmi e scrivetemelo giù nei commenti. Vi ricordo ancora una volta di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Io vi mando un grande bacio e ci vediamo domani. Ciao!